Il bar sta fermo da noi. Che si risponde? Sto lì. Un momento. Ah, ecco, me lo ripeto. Non andrà. Quello mo l'ha appeso. E quella è la ruota originale di Arnold. Una bella veranda. I colori però. L'esperienza umana comporta due mondi. In verità quattro. Ne concentriamo su due. Da una parte c'è il mondo fisico della scienza, dall'altra parte c'è il mondo mitico del sogno. L'uomo che ha fatto quella distinzione è Joseph Campbell, adesso il uomo quasi più famoso della Terra. Perché il lavoro di Campbell ha dimostrato che tutte le miti sono spiegazioni o sono immagini di decisioni esistenziali e psicologiche. Allora, come sono adesso stato in America e ho fatto la scuola della saggezza in Florida, come possiamo trasmettere quella nuova idea? Mito vuol dire dare significato. Una volta ha fatto l'esperienza di stesso che il cervello destro dà la significazione. Un amico medico molto famoso a Vienna voleva comprarsi una boule di cristallo. Palla di vetro. Non vetro, cristallo. Allora lui dice: io non posso andare in un negozio e dire questo perché la mia reputazione sarebbe terribile. Allora tu lo prendi per me perché la tua reputazione non ha mai esistito. Allora sono andato e questo era nel 68 e ho preso questi e tutti i miei amici e sono stato davanti quella cosa che stava 4 ore guardando. Che significato? Cosa ho visto? Cosa c'è stato? Ma mi è dato per 5 ore. Come è vero, no? Questo è dare significato. Noi dobbiamo dare significato. Ma quando ci dà un significato al nostro mondo che non è vero, sei pazzo. E anche quando si dà non significato al mondo sei pazzo anche, ma quando sei pazzo secondo sei normale, voglio dire, si dice che tu sei un uomo serio. Quando sei pazzo a destra si dice non è tanto buono questo, sono distruttore della morale della gioventù quando si fa la cosa a destra. Allora abbiamo deciso in America di chiamare il nostro lavoro, vabbè, questo è per gli americani, il mito della scienza. Il mito della scienza non vuol dire che la scienza è un mito, ma che prendiamo le date, le cose date della scienza attuale e chiediamo che è il senso. Per l'Europa non
nel Medioevo e fino a Galilei è stato completamente la scienza e la rivelazione erano quasi la stessa cosa. E anche i comunisti hanno pensato che la loro visione del mondo è scientifico, e questo quando uno non era comunista l'hanno messo nell'ospedale, no? Nel manicomio. Allora, oggi con gli sviluppi matematici scientifici dei 20 anni passati si può sapere veramente come il mondo fa senso. Per gli americani il termine del mentale è mind. Mind è una strana parola perché non è il spirito. Quando si fa una traduzione dell'inglese, del tedesco, c'è sempre la difficoltà come tradurre. Make up your mind. Do you mind? Ti preoccupi. Never mind. Non ti preoccupa. Così mind non è spirito, ma mind è un altro mondo. È il mondo dell'energia invece del mondo della materia, della massa. Allora, ho spiegato dopo che William James, l'iniziatore della filosofia americana, aveva detto nella religione non possiamo dire che cosmogonia è vera e non possiamo dire che è il paradiso il futuro. E possiamo dire dal punto di vista morale se una religione rende la gente più felice o non più felice. Per gli americani la felicità, bliss, è il scopo. Io dico questo perché quando il signore Khomeini è stato questo con il senso della vita, allora diceva non è la felicità, per l'Islam non è la felicità. Allora non è ovvio che è la felicità. Ma come il mondo adesso diviene occidentalizzato, come si dice, no? Allora dappertutto la giovane generazione cerca non solo la felicità ma l'attualizzazione di se stesso. Ho parlato ieri anche del chi o del chi, di quella forza strana che non è elettromagnetica e gravitazione.